Ben ritrovati ospite di Speciale Telesviva verso le elezioni il dottor Giuseppe D'Ambrosio, che è candidato sindaco di Andria per la lista 5 Stelle, cioè la lista che fa riferimento a quelli che vengono definiti i grillini. Benvenuto dottor D'Ambrosio. Allora, parliamo di questa campagna elettorale. Lei è stato il primo candidato sindaco a partire, credo, attorno al mese di novembre. Che campagna elettorale sta vivendo? Stiamo vivendo una campagna elettorale al continuo rincorrersi. È stato molto interessante in questi ultimi mesi rincorrere gli appuntamenti e soprattutto gli altri candidati sindaco. Effettivamente, hai sottolineato l'esigenza da parte nostra di partire prima perché noi non abbiamo la possibilità che hanno altri candidati sindaco di darsi tanta visibilità e quindi abbiamo dovuto lavorare sul fattore tempo, prendendo una rincorsa molto da lontano e cercando in questo modo di recuperare quello che è il gap rispetto agli altri. Certamente è molto probabile che la nostra campagna elettorale vera parta da martedì, il giorno nel quale verrà Beppe Grillo in Piazza Catuma ad Andria alle ore 21. E quindi lì cercheremo un po' di sfruttare l'effetto megafono dell'artista Beppe Grillo, del comico Beppe Grillo e quindi di utilizzare un pochettino quest'onda che lui creerà cercando di cavalcarla per quanto c'è possibile in prossimità proprio della scadenza elettorale. Ecco, perché l'esigenza di questa lista 5 Stelle ad Andria? Bella domanda. L'esigenza forse è nata da quelli che sono determinati episodi che posso elencare, quali l'impossibilità da parte di un cittadino di poter filmare all'interno del Consiglio Comunale, una seduta pubblica, pur richiedendo due volte l'autorizzazione al Presidente del Consiglio. L'esigenza nasce dal presentare un progetto di internet gratis, assolutamente a costo zero per il Comune a livello di consulenza, un progetto finale assolutamente non rispettato e nemmeno considerato. L'esigenza nasce da un gruppo di cittadini che si mettono insieme, i Grilli Andriesi, WWF, Legambiente, a raccogliere firme per portare circa 400-500 nuovi alberi all'interno della città, con 1.600 firme da parte dei cittadini, e il tutto poi si riduce a una mera spartizione degli stessi alberi nei quartieri a seconda del colore politico. Cosa di fatti poi non fatta proprio perché noi chiedevamo un semplice abbinamento dell'albero ad un neonato, portando in un solo anno 400-500 nuovi alberi, e addirittura poi ad una risposta definitiva che è quella della mancanza dei fondi, che erano in circa 40.000 euro utili per fare questa campagna, con invece poi altre manifestazioni decisamente meno utili alla città, con le quali invece si sono spesi molti più soldi. Potrei elencare tantissime di queste iniziative svolte. E quindi viene da sé la risposta del perché. Il perché è perché siamo appunto stanchi di questa politica, siamo appunto stanchi di questo modo di gestire la città e a questo punto vogliamo determinate risposte all'interno del Consiglio Comunale, dove restano su carta e non nelle segrete stanze, in maniera tale poi da creare quel filtro, quel canale, quell'informazione con i cittadini che permetta di far capire perché si fa una cosa o perché non la si fa. Senta, ma questa lista 5 Stelle da chi è composta? Allora, la È lista. una lista che si rivolge unicamente ai giovani o è una lista eterogenea? No, la lista è estremamente eterogenea. Un vanto forse della nostra lista rispetto anche al panorama abbastanza più ampio. Non voglio arrivare al panorama italiano, però ci siamo quasi. Innanzitutto composta da persone provenienti da varie correnti politiche. Abbiamo persone all'interno che provengono da esperienze di destra, di sinistra, di centro. Ma anche a livello anagrafico, diciamo così, è composta da persone abbastanza eterogenee. Abbiamo professionisti di 50 anni, medici, impiegati di banca, così come abbiamo ragazzi, addirittura studenti universitari all'interno della nostra lista. Questo è un pregio della lista che nasce però in realtà da una condizione antecedente alla formazione della lista stessa, perché la lista nasce attraverso il Forum dello Sviluppo e Mobilità Sostenibile, che raccoglieva ben 10 associazioni. L'esperienza delle cose da fare è stata tirata appunto da questo forum e alla fine ci si è decisi e ci si è detti, stiamo provando a fare determinate cose, non ci riusciamo,
vogliamo provare ad agire noi direttamente? Coloro che all'interno di questo forum hanno deciso effettivamente di mettere la loro faccia, di provare ad operare nel campo stesso della città, dell'amministrazione della città, sono venuti poi in maniera naturale a sposare il progetto della lista civica del 5 Stelle, che comunque si è raccolta dietro il movimento di Beppe Grillo per due motivi molto semplici. Uno, per la condivisione totale di quelle che sono le tematiche affrontate generalmente da Beppe Grillo con una forte impronta ecologista e ambientalista. Ma anche si sono raccolti dietro Beppe Grillo perché, parlandoci chiaramente, non abbiamo visto sicuramente la convenienza economica della cosa, perché questa non vi è nella scelta di una lista civica piuttosto che di un'altra, ma vi è sicuramente la possibilità di utilizzare appunto Beppe Grillo come frontman, come megafono, come possibile diciamo prima donna, che ci dà un pochettino più di visibilità e quindi ci permette in maniera un po' più facile di approcciare la gente. Tutti i commentatori di questa campagna elettorale semplificano il quadro generale dicendo c'è un candidato di centrodestra che è Nicola Giorgino e poi ci sono quattro candidati assimilandoli a un ipotetico centrosinistra, quindi collocando anche lei e Poziotta certamente non nel centrodestra, perché l'ISO e la Bruno hanno delle connotazioni di centrosinistra evidenti. Ma voglio dire, anche lei e Poziotta venite assimilate al centro-sinistra, lei in questa collocazione si ritrova? Assolutamente no, noi non facciamo parte né del centro-destra né del centro-sinistra e nemmeno del centro identificato in un certo senso dal candidato sindaco Poziotta. Noi siamo assolutamente fuori da questi schemi ci presentiamo in un certo senso alla città come la vera opposizione, perché una cosa che stiamo veramente tirando fuori da questa campagna elettorale è che non importa chi vincerà questa competizione elettorale, ma chiunque vincerà, nessuno perderà. Si tratta semplicemente di una questione di fetta più piccola o fetta più grande della torta, ma la cosa che stiamo percependo in maniera negativa è che ci sono i soliti personaggi che stanno puntando su tutte le ruote, come del resto avviene spesso, se non sempre, in maniera tale da non perdere mai. Questo per noi è assolutamente negativo e proprio per questo disconosciamo questa distinzione. Certo, è un disconoscere che ci crea molte volte danno, perché la gente ci chiede dove vi collocate fisicamente. In questo senso una collocazione fisica non ci sarà né adesso né ci sarà in Consiglio Comunale, dove in Consiglio Comunale noi non saremo né a destra, né a sinistra, né al centro, ma saremo semplicemente dalla parte dei cittadini. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che nel momento in cui si presenta un provvedimento in Consiglio Comunale, se la lista civica Andrea 5 Stelle lo ritiene opportuno per la città, alzerà la mano e voterà a favore. Caso contrario, voterà contro. Semplicemente questo. Ma è evidente, voi siete, lei l'ha appena detto, siamo una lista civica, sì. Quindi presumibilmente vi sentite tali. Ma quello che si è creato attorno a Beppe Grillo non sta diventando sempre di più un movimento politico. È chiaro, il movimento... Cioè, con connotazioni sempre più politiche. Il movimento regionale assume sempre di più, effettivamente, anche connotazioni partitiche. Quindi voglio sottolineare una cosa estremamente importante. Il movimento dei Grilli, e adesso il movimento che si sta sviluppando appunto regionale, il Movimento 5 Stelle, non è mai stato contro i partiti, ma è stato contro il sistema partitico che si è creato attualmente. I partiti previsti all'interno della Costituzione italiana sono delle cose bellissime, è la possibilità da parte del cittadino di poter esprimere la propria opinione e di partecipare alla vita politica e amministrativa della città. Io sfido chiunque a dire che gli attuali partiti diano questa possibilità a un singolo cittadino. È assolutamente improponibile. I singoli cittadini, semplici cittadini, sono presenti all'interno della vita del partito solo nel periodo elettorale. Per fare cosa? Per riempire le liste e portare voti. E in questo senso soprattutto i giovani. Stiamo vedendo tantissimi manifesti, abusivi e non, che rappresentano facce di ragazzi giovani. Queste facce saranno semplicemente utilizzate per portare dei voti, ma alla fine io voglio vedere chi siederà realmente nel Consiglio Comunale. Scommetto che saranno sempre le solite facce, o comunque facce che possono essere tranquillamente
portate a collegamenti con facce che prima sedevano all'interno del Consiglio Comunale. Quindi di quale rinnovamento stiamo parlando? Ah, ecco che viene naturale in questo modo la scelta di una lista civica pura e che vada completamente sola. In questo senso noi sicuramente combattiamo una battaglia estremamente difficile, però credo che sia un segno, un segnale soprattutto per la gente estremamente importante, e cioè quello di dire che pur in una condizione di estrema difficoltà abbiamo voluto veramente dare un segnale di rottura totale con tutti quelli che sono gli altri partiti, anche perché anche all'interno dei nostri candidati consiglieri io chiedo chiunque abbia qualsiasi notizia di possibili collegamenti politici dei nostri candidati a darmene notizia, perché sarà subito tirato fuori dalla competizione elettorale. Ma questo non avverrà mai, perché le persone che abbiamo all'interno della nostra lista sono assolutamente pulite, fuori da ogni schema politico e interessate solo e soltanto a quello che è bene della città.